riesci a parlare. Gli ho detto che potevo andare a bere, adesso gli faccio prendere. Buonasera. Iniziamo il consiglio. Questo è un consiglio, è stato convocato per atti urgenti ai sensi delle leggi del testo unico degli enti locali. La parola alla dottoressa per l'appello nominale, prego. Buonasera. Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, Di
De Noia, Di Stefano, Feltrin, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Lanzoni, Nossa, Pastorino, Pennasi, Pietra, Romaniello, Sbardella, Teormino, Tittaferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori, Vino. Risultano presenti 21 consiglieri e 4 assenti. Visto il numero legale, dichiaro formalmente aperta la seduta. Come prassi, occorrono 3 scrutatori, 2 della maggioranza, Torraco, Vavassori e Cremonesi. Grazie. Invito tutti, compreso il pubblico, e ci alziamo in piedi per ascoltare l'inno nazionale. Grazie. La prima e unica delibera, che si tratta di una variazione al bilancio di previsione 2017-2019. La parola alla relatrice di commissione, la consigliera Teormino. Prego. Buonasera a tutti. Iniziamo subito con la relazione, che vede più decisioni. La commissione ha avuto inizio con un intervento da parte del segretario comunale, la dottoressa Di Girolamo, che ha spiegato l'urgenza della variazione di bilancio che andiamo a discutere questa sera, facendo riferimento all'articolo 38,5 del TUE, il testo unico degli enti locali. Il comma così recita: i consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. Sono 2 le motivazioni, ha spiegato il segretario, di urgenza e improrogabilità indicate proprio in questa delibera. La prima è il danno potenziale per l'ente nel qual caso la delibera non venga discussa, che significa non avviare i lavori per l'elettrodotto, per l'interramento dell'elettrodotto, e non avviare i lavori per la scuola Don Milani. La seconda motivazione è che la decisione è improrogabile a causa delle tempistiche legate ai finanziamenti che risultano necessari. Le variazioni di bilancio che vediamo questa sera sono dovute a 2 novità fondamentalmente positive. La prima riguarda la vincita di un bando regionale a cui ha partecipato il nostro comune e prevede interventi di edilizia scolastica nell'Istituto Don Milani per un importo di 450.000 euro. Il bando prevede un finanziamento pari al 50% della spesa, il bando è regionale, ovvero 225.000 euro.
I restanti devono essere invece iscritti nel bilancio del comune e qui dunque la variazione. È stato possibile recuperare quel 50% di risorse che fungono poi da cofinanziamento attraverso la devoluzione di vecchi mutui per i cimiteri, il cui importo non era stato utilizzato completamente ma prevedeva un avanzo. L'urgenza di questa delibera consiste nel fatto che per ottenere il finanziamento regionale pari al 50%, dicevamo, dei 450.000, è proprio necessario che i lavori vengano aggiudicati entro il 31 di luglio. Diversamente decade il diritto a questo contributo. La seconda novità invece riguarda l'assegnazione del finanziamento di quasi 5 milioni e mezzo per l'interramento dell'elettrodotto presente sul territorio del quartiere 5, Cascina Gatti, e del quartiere Adriano, a Milano. Un finanziamento ottenuto grazie alla partecipazione di Sesto insieme a Milano, città metropolitana invece era capofila, ad un bando previsto dal decreto del Presidente del Consiglio, uscito nel maggio 2016, avente quale oggetto il programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Dei 5 milioni e mezzo, circa i 4/5 saranno stanziati nel bilancio sestese, il restante nel bilancio del capoluogo lombardo. Inizialmente si sperava che i pagamenti venissero fatti direttamente a Terna, che è l'azienda che si occuperà di svolgere i lavori. Dicevo, si pensava che questi versamenti venissero fatti direttamente a Terna dal soggetto capofila, cioè la città metropolitana. Invece poi si è scoperto che la procedura è più complessa. Il bando infatti prevede che prima vengano pagati i fornitori e in seguito, fatture quitanzate alla mano, si possa chiedere il rimborso alla Presidenza del Consiglio attraverso però la mediazione del capofila, ovvero sempre della città metropolitana. Si tratta in sostanza di anticipare dei soldi e lo si farà aderendo ad un'iniziativa di Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta di mutui flessibili studiati appositamente per la copertura di contributi destinati agli investimenti. L'urgenza della delibera, oltre che nel potenziale danno per l'ente, lo dicevo prima, il non interramento dell'elettrodotto, si giustifica proprio nella tempistica che non gioca a nostro favore. La comunicazione della convenzione tra la Corte dei Conti e il soggetto capofila è avvenuta il 4 maggio scorso, data dalla quale scattano 60 giorni per l'approvazione della variazione a bilancio, utile per chiedere l'anticipo delle risorse alla Cassa Depositi e Prestiti. Significa che rimandando la decisione di questa sera si rischiava di dover convocare il Consiglio Comunale d'urgenza all'inizio del mese di agosto. Vi è inoltre poi una seconda urgenza che è quella di anticipare tutta la documentazione alla città metropolitana, per cui i termini si accorciano di ulteriori 15 giorni. Questa è stata un po' la relazione in sintesi della delibera. Si sono poi avuti numerosi interventi, il primo della sottoscritta che ha chiesto se non vi sia il rischio durante i lavori di scavo per l'interramento di trovare aree che necessitino di bonifiche. A rispondere la dottoressa Cremascoli del settore ambiente, che ha spiegato che i terreni dell'area interessata appartengono al parco rurale di Cascina Gatti e sono già stati bonificati per l'80%. Il restante 20% richiederà una bonifica, i cui costi sono già stati quantificati, e Terna, l'azienda, come dicevo prima, che realizzerà i lavori, è a conoscenza della questione. Il consigliere De Noia poi domanda se vi sia un cronoprogramma dei lavori e sempre la dottoressa Cremascoli a rispondere dicendo che l'inizio di questi lavori è previsto per il mese di settembre o ottobre e dureranno all'incirca 9 mesi. La consigliera Franciosi invece domanda se Terna appalterà i lavori seguendo il codice degli appalti. La dottoressa Cremascoli risponde per la terza volta precisando che Terna ha già stipulato accordi quadro con le aziende specializzate che effettueranno i lavori e forniranno i materiali, ma sarà Terna la concessionaria unica dell'appalto. Il consigliere Vino, domanda quali sono le tutele che il Comune ha messo in atto per garantire se stesso da eventuali contenziosi o ritardi nei lavori di Terna. Ancora la dottoressa Cremascoli, insieme al segretario comunale, rispondono che la maggiore garanzia e tutela sta nel fatto che Terna è la concessionaria dell'appalto. Ovviamente non vi può essere la certezza di non avere problemi, però il fatto che Terna sia la concessionaria diretta è un buon punto di partenza ai fini delle tutele a vantaggio del Comune.
Anche il fatto che questa ditta Terna abbia già individuato le altre aziende che effettueranno i lavori e i fornitori sono una garanzia rispetto alla durata effettiva delle opere. Il consigliere Nossa chiede chi dirigerà i lavori e che ne sarà di eventuali alberi esistenti sulle aree dello scavo. La risposta in merito è stata la seguente, che la direzione dei lavori sarà una decisione di Terna, mentre sulle aree non ci sono alberi, quindi il problema non si pone. La consigliera Franciosi, passando invece all'altra questione che riguarda la scuola Don Milani, chiede quali saranno gli interventi che interesseranno la scuola. Rispondere il dottor Lucarini, del settore lavori pubblici, che specifica appunto gli interventi, che saranno la rimozione dell'amianto sul tetto delle palestre della scuola. Attualmente l'amianto è in sicurezza, quindi è incapsulato, si tratta di eliminarlo definitivamente, il rifacimento delle lattonerie, rifacimento di plafoni e grondaie. L'aggiudicazione dei lavori, come già detto, dovrà essere fatto entro il mese di luglio, pena la decadenza del contributo, e i lavori inizieranno a settembre-ottobre, salvaguardando ovviamente la sicurezza degli alunni. Grazie. Grazie alla consigliera Teormino. Se non c'è l'intervento dell'amministrazione, aprirei il dibattito. Ha chiesto la parola la consigliera Franciosi. In realtà, grazie Presidente, è una richiesta di chiarimento sull'ultima cosa che ha detto la consigliera Teormino, perché magari è cambiato nell'arco dalla commissione ad oggi, però in commissione si era detto che i lavori alla scuola non sarebbero iniziati in autunno, bensì avreste dovuto verificare poi con un incontro successivo, magari la dottoressa Di Girolamo ci può dare un dettaglio in più, se il finanziamento poteva poi essere speso nell'arco di tutto il 2018 e quindi iniziare i lavori nell'estate del 2018 in modo da evitare la sovrapposizione dell'attività di ristrutturazione dell'attività scolastica. Magari io avevo chiesto appunto se ci potevate dare un chiarimento in merito, o magari può essere utile sapere qualcosa. Grazie. E risponde la dottoressa, prego. Perché qui è presente adesso dal vivo, diciamo, l'ingegner Cornacchia, se ha degli elementi in aggiornamento rispetto a questa possibilità che mirava a verificare interventi compatibilmente con l'attività scolastica senza. Ok. Ok, quindi la nostra risposta per il momento, perché risulti registrata, non è stata ancora formalizzata di ritorno, perché non abbiamo avuto una formale risposta sul punto da parte di Regione, fermo restando che faremo in modo che laddove ci fosse una risposta certa da parte di Regione sulla possibilità di posticipo, procederemo in questo senso. Grazie, risulta che ha chiesto la parola il consigliere Vino. No, Presidente, grazie. Anche da parte mia c'è una sorta di chiarimento. In riferimento a quello che avevo già sollevato come problema in commissione, perché nel chiedere a voi se ci fossero state dei modi per tutelare appunto i tempi, i modi, l'appalto e tutto il resto, e prendendo per esempio il cantiere della metropolitana, ci siamo lasciati dicendo ma qui non ci sono negozi, quindi tutto sommato non è lo stesso rischio che abbiamo avuto in metropolitana, perché avevo sollevato il problema che molti negozi avevano subito dei grossi danni economici. Ma a prescindere da questo, la domanda che faccio è questa. Dopo la commissione, sollevata la mia richiesta di verificare se ci sono delle possibilità di tutelarsi di più, qualcuno lo ha fatto? Cioè, ha visto se ci sono delle condizioni per tutelarsi oppure è morta lì? Grazie. Io, sì, è così gentile l'assessore Marini se dà una spiegazione, però voglio ricordare che qui siamo in Consiglio Comunale, non è una commissione consigliare, quindi tutte. Il chiarimento delle domande si fanno in commissione, prego. Sì, abbiamo discusso con Terna di questa cosa riguardando il cronoprogramma.
Non ci sono condizioni aggiuntive di garanzia oltre quelle già esistenti, il venir meno del contratto stesso e quindi dei pagamenti per colpa grave. Evidentemente Terna ha quello che ci ha spiegato è che nel momento in cui loro utilizzano quell'elettrodotto, cioè non possono farne a meno, insomma non possono bloccarsi, anche se l'utilizzo è meno del non è a piena potenza, ma è una delle linee di ingresso e quindi in caso di necessità come oggi che è saltata la luce a Milano in alcune zone, hanno necessità di averlo funzionante. Per quanto riguarda il cronoprogramma, la richiesta che abbiamo fatto è: signori, dateci dei tempi certi. Allora, da questo punto di vista, i 9 mesi che avevano preventivato per la progettazione esecutiva, l'appalto ce l'hanno già, lo fanno preventivamente, e per la realizzazione delle opere, da questo punto di vista sono passati a 12. Ho detto noi ce la facciamo anche in 9, ma soprattutto per questione anche finanziaria e quant'altro abbiamo ritenuto entrambi che fosse più corretto fissare 12 mesi, più uno di collaudo finale. Grazie. Grazie all'assessore Marini. Chiesto la parola la consigliere Ferrante, prego. Sì, buonasera a tutti. Io vorrei completare la relazione della collega Teormino, perché alla fine della commissione avevo chiesto se potevo avere le risposte delle interrogazioni che non ho ancora ricevuto. Noi abbiamo in sospeso ben 27 interrogazioni, oltre 11 mozioni che sono state rivolte all'amministrazione. Alcune sono scomode, come quella relativa alla inumazione, la tumulazione e la cremazione dei nostri defunti. Ecco, noi a tutt'ora non abbiamo ancora le risposte, neanche quella scritta. Faccio presente che l'articolo 87 del regolamento del Consiglio Comunale al comma 2 recita che il Presidente, sentito l'ufficio di Presidenza e previa intesa con il Sindaco, iscrive all'ordine dei lavori le interrogazioni da trattare in apertura di seduta. La trattazione in aula deve avvenire comunque entro il termine di 30 giorni dalla presentazione. Ricordo che noi abbiamo interrogazioni che risalgono al 2014. Vorrei che tutto questo venisse agli atti, perché l'ho detto in commissione e adesso lo ribadisco in Consiglio Comunale. La risposta è stata che sarebbero arrivati la documentazione, a tutt'oggi la documentazione non mi è arrivata, neanche quella dell'accesso agli atti. Grazie. Vorrei ricordare che stasera siamo qui per deliberare la delibera di variazione al bilancio. Altre cose non si possono né deliberare e forse neanche discutere a questo punto. Vabbè, andiamo avanti. Volevo... Vabbè. Consigliere Di Stefano, prego. Sì, grazie Presidente. Ma buonasera a tutti innanzitutto. Io stavo controllando un po' la documentazione. Allora, risale al 2010 la mia prima interrogazione dove richiedevo l'interramento dell'elettrodotto circa 7 anni fa. Ne è passato di tempo da allora, è stato fatto, diciamo, molto, nel senso che nella prima interrogazione io richiedevo una perizia tecnica dell'ARPA, la costituzione di quello che doveva essere un tavolo di concertazione tra il Comune di Sesto e il Comune di Milano, e proprio per finalizzato l'obiettivo di creare prima uno studio di fattibilità e poi procedere con l'interramento dell'elettrodotto.
Ovviamente, come in questi casi, quando ci sono molti enti che sono coinvolti, come ASL, Terna, ARPA, i tempi si dilungano di possibilità, ahimè, ne avete avute in passato, perché abbiamo avuto anche due piani di intervento integrato, il PI Adriano Cascina, il PI Adriano e il PI Bergamella, dove secondo me tra gli oneri di urbanizzazione si doveva inserire quello che era l'interramento dell'elettrodotto come uno dei temi che puntava alla salute dei cittadini, ma nulla, non si era riusciti, non c'era la volontà evidentemente politica. E poi si è costituito, anzi è nato da subito, un comitato di cittadini e residenti che, se oggi siamo qui a deliberare una variazione di bilancio e finanziare l'interramento, è grazie soprattutto a loro che si sono fatti un mazzo tanto per portare avanti questo problema, portando tutti i candidati sindaci, tutti i partiti lì sul territorio, denunciando su tutti i giornali la situazione, il numero di ammalati. Non hanno mai mollato il colpo da questo punto di vista, hanno coinvolto l'ASL, hanno fatto delle rilevazioni, e quindi bisogna certamente analizzare quelli che sono i tempi della politica e le opportunità politiche che ogni tanto vengono date. Se oggi siamo qui è grazie soprattutto a loro, ovviamente noi siamo a favore. Grazie. Grazie al consigliere Di Stefano. Non vedo prenotazioni. Se non ci sono interventi, io chiedo la parola al consigliere Caponi, prego. Grazie Presidente. Non credo che su questa vicenda si debba fare propaganda elettorale, nonostante molti cerchino di mettere il cappello sopra. Stiamo affrontando un tema che rappresenta una vergogna per la nostra città, una vergogna che è stata ignorata per tanto tempo dalle forze politiche di maggioranza, che non hanno mai avuto forse determinazione nell'affrontare il problema, e credo che questa delibera sia incompleta, perché anche alla luce della recente sentenza del Tribunale di Verona, che stabilisce una correlazione tra l'insorgenza di patologie tumorali o di malattie ematologiche con l'esposizione a basse frequenze, il Comune dovrebbe prendere anche in considerazione una sorta di comportamenti risarcitori per quel quartiere e per quelle persone che hanno avuto danni irreparabili, perdite o comunque l'esposizione per colpa di una politica disattenta. Quindi invito a fare questa riflessione le forze di maggioranza ed eventualmente a condividere un ordine del giorno comune. Grazie consigliere Caponi, andiamo avanti. Ha chiesto la parola la consigliere Teormino, ne ha facoltà, prego. Sì, grazie Presidente. Io ritengo che oggi queste due decisioni, in particolare dico io quello dell'elettrodotto, rappresenti un momento importante. Sicuramente il contributo dei cittadini è stato utile, determinante e coraggioso. Va comunque riconosciuto che questa amministrazione ha fatto tutto quello che era in suo potere sin dall'inizio, e penso che anche i tempi che sono trascorsi insomma dall'inizio, no? Quando questo problema è emerso, penso che siano ragionevoli. È chiaro che tutti desiderano in 5 minuti risolvere la questione.
Però io ritengo, di questo non penso di dire una cosa inesatta, ma di raccontare semplicemente dei fatti, tutti i passaggi che spettavano a questa amministrazione sono stati assolutamente compiuti. Non da ultimo il fatto di partecipare insieme ad un altro comune come Milano, come poi la città metropolitana, quindi la questione era anche complicata, perché non è che il comune di Sesto ci è andato da solo e in 448 poteva sviscerare il problema e trovare la soluzione, ma in accordo con altri soggetti, come diceva il consigliere Di Stefano, erano numerosi, quindi trovare l'accordo poi richiede anche i tempi, così come trovare anche i soldi per realizzare un'opera importante e costosa. Questo io penso che all'amministrazione, a questa amministrazione, vada assolutamente riconosciuto. In questo senso, come dire, forse ha trovato veramente una piena collaborazione, l'agire dei cittadini da una parte, il sostegno forte, chiaro e determinato da parte, ripeto, di questa amministrazione. Grazie. Grazie alla consigliera Teormino. Se non vedo prenotazioni, questa è la parola il consigliere Romaniello, ne ha facoltà, prego. Sì, grazie Presidente. Arriviamo a un punto fermo, inizieranno i lavori a settembre-ottobre. Io ho seguito la vicenda da diverso tempo, nel senso che sono in contatto con gli amici dell'associazione Pasquale Sottocorno. Certo, il loro contributo è stato un contributo fattivo, ma è stato fattivo anche l'ascolto di questa amministrazione. Non vogliamo mettere il cappello su questo risultato, ma vogliamo mettere il cappello sul fatto che nel momento in cui ci sono cittadini che in maniera seria, in maniera preparata, affrontano un problema e lo portano all'attenzione di un'amministrazione, e questa amministrazione ha la capacità di ascoltare, di trovare la soluzione, questo è quello che dobbiamo sottolineare questa sera. Questa collaborazione fattiva, perché comunque i cittadini sono parte integrante del territorio e devono essere essi stessi complici nel governo del territorio. E questo deve essere, diciamo così, il risultato positivo di questa sera. Cittadini che affrontano un problema, lo affrontano in maniera scientifica, quindi non con titoli di giornali, non aizzando folle, non facendo strumentalizzazioni, e in maniera scientifica pongono il problema all'amministrazione, che se ne fa carico e nella complessità trova una soluzione. Certo che noi tutti vorremmo trovare i problemi in tempo zero e con risorse infinite, questo non è possibile. Quindi ci sono dei tempi fisiologici, soprattutto in una situazione come questa, dove gli interlocutori erano molteplici, che inevitabilmente i tempi si sono allungati, ma non si è mai rotto il filo comunicativo tra i cittadini attivi e seri e l'amministrazione. Ed è questo che è l'importante, che bisogna valorizzare questa sera, assolutamente, perché nel momento in cui c'è un problema, c'è qualcuno che se ne fa carico e c'è qualcuno che ascolta e aiuta poi a portare il risultato, questo è un grande risultato dell'amministrazione, ma di tutti i cittadini se stessi e in particolare dell'Associazione Pasquale Sottocorno. Grazie consigliere Romaniello. Ha chiesto la parola il consigliere La Miranda. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ne avrei fatto volentieri a meno, ma visto che qua ormai ognuno sfrutta il Consiglio Comunale per far campagna elettorale a proprio uso e costume, devo ricordare all'ultimo consigliere intervenuto che i cittadini vanno ascoltati sempre. E allora vorrei sapere perché sulla moschea i cittadini e il comitato di Via Luini non è mai stato ascoltato. O meglio, viene introdotto all'udienza del signor sindaco, ma poi letteralmente stracciate le richieste che vengono fatte, che investono non solo l'edificabilità e i volumi, ma anche la reggimentazione dell'accesso al traffico. Una banalità che ancora oggi, per quanto la struttura sia piccola, vige nell'anarchia più assoluta. Allora, non è che quando fa comodo i cittadini sono cittadini attivi e quando fanno scomodo, mi passi il termine, sono inattivi e all'occorrenza li si usano a spot elettorali. Quindi ricordiamocelo bene. La reperibilità dei fondi. Avete fatto 3 PI in quella zona. Bergamella, ah già, ma uno abita, non si può chiedere
un prezzo così salato da pagare, basta un giardinetto o la riqualificazione di un'area verde. Abbiamo fatto il Pimarelli, ma è lettera morta, anche da quel punto di vista. Si potrebbe prevedere oneri attraverso gli altri P. Vado da ultimo la variante che facciamo anche sul PIFA, così giochiamo un po' anche a casa nostra, giusto per equa ripartizione. In nessun intervento sono stati previsti per l'amministrazione oneri a scomputo almeno di un intervento su questa situazione. Siamo sempre dovuti ricorrere a fondi di terzi. Un problema che poteva essere risolto molto prima con praticità amministrativa, consentitemi. Perché se, come ha ricordato il consigliere Di Stefano, già lui dal 2010, quindi vuol dire che sono 7 anni di letargia amministrativa, e consentitemelo, questa non è un'amministrazione eccellente, questa è un'amministrazione non eccellente, perché l'amministrazione eccellente è quella che immediatamente, individuato un grave e grosso problema, interviene, perché poi sennò legittimamente il consigliere Caponi dice adesso risarciamo i danni a tutti i cittadini che avete tenuto sotto scacco con l'elettrodotto e con l'elettromagnetismo, perché certo, perché il problema era noto e nessuno è intervenuto, nessuno ha reperito fondi. Questo è il vero problema. Questo è il modo noi che riteniamo che vada amministrato, a prescindere dalle bandierine. Poi ognuno vuol tirarsi la bandierina a casa propria. Devo dire allora che la vera bandierina ce l'hanno in mano il comitato sottocorno e i consiglieri che per tempo, e illo tempore direbbero i latini, hanno posto all'attenzione dell'amministrazione questo problema, che diversamente sarebbe rimasto lì, come è rimasto per molti anni. È giusto ricordarlo, eh? Grazie consigliere Lamirandi. Ha chiesto la parola la consigliera Antonioli. Prego. Sono acceso io, spengo. Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Allora, io penso che questa amministrazione abbia avuto la capacità di ascoltare i cittadini. Penso che con questa variazione di bilancio che facciamo questa sera stiamo facendo un gran lavoro per la città di Sesto San Giovanni. E se questa amministrazione non avesse ascoltato i cittadini, non avrebbe potuto partecipare a questo bando del maggio 2016. Quindi non è che il bando è stato fatto in questi mesi, ma ha dovuto partecipare e attraverso Città Metropolitana e attraverso il decreto del Presidente del Consiglio siamo riusciti ad avere questo importo, che è un importo complessivo per 5 milioni di euro, di cui 3.991 milioni saranno stanziati al Comune di Sesto San Giovanni. Noi possiamo parlare di tutto, possiamo dire tutto quello che vogliamo, però a me non risulta che in questi anni, attraverso gli oneri di urbanizzazione e anche attraverso la Bergamella, siano entrati al Comune di Sesto San Giovanni più di 3 milioni di euro. Quindi magari ai cittadini diamo le informazioni corrette e non solo per farci campagna elettorale, per correttezza. Mi sembra che noi abbiamo lavorato con tutta onestà e con tutta tranquillità di tutto quello che è entrato e abbiamo sempre detto dove i soldi venivano investiti. Siccome abbiamo fatto parte insieme delle commissioni bilancio sia di questa amministrazione che dell'amministrazione precedente, io non ho mai visto importi così alti, parlando di questi 5 anni dove veramente abbiamo dovuto stare attenti alla spesa anche dei 100 euro. Altra cosa, è vero, abbiamo tutti i consiglieri che hanno partecipato alle varie riunioni, però mi sembra che abbiano partecipato consiglieri da ambedue le parti e non solo consiglieri di una parte sola, quindi attraverso l'associazione Sottocorno abbiamo collaborato in diversi e abbiamo ottenuto un buon risultato e questo lo dobbiamo riconoscere. Per quanto riguarda la moschea, consigliere La Miranda, non penso che non ci siano stati dialoghi, perché il dialogo è partito subito dal 2011 andando avanti, quando abbiamo iniziato a fare il percorso.
Quindi l'amministrazione precedente, questa amministrazione, ha continuato a mantenere il contatto con i cittadini. Poi possiamo essere d'accordo o non d'accordo anche sulla moschea. Io penso che di più non possa dire, però ognuno la pensa come vuole. Siccome non è questo il momento di discutere su questo argomento, ma stiamo discutendo su una variazione di bilancio, mi fermo sulla variazione di bilancio. E altra cosa buona che non abbiamo detto, oltre al fatto di avere questo contributo per l'interramento dell'elettrodotto, il fatto che riusciamo anche ad avere un bando per quanto riguarda la scuola Don Milani, che penso sia un'altra cosa positiva, oltre anche alle piccole, altre coperture che riusciamo a fare in questo periodo. E queste variazioni portano solo un beneficio alla nostra città. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. Ha chiesto la parola il consigliere Cremonesi. Sì, grazie e buonasera a tutti. Allora, io non farò campagna elettorale, però mi piace sottolineare una cosa. Secondo me l'amministrazione ha fatto solo ed esclusivamente il suo compito. È quello che doveva fare, perché per anni si è sottovalutato il problema, si è sottovalutato soprattutto dal punto di vista sanitario, perché si andava ad ascoltare quello che diceva ARPA, quello che diceva ASL, quello che diceva Terna, quello che erano i rapporti turbolenti tra Sesto e Milano, che non c'era dialogo. Quindi l'amministrazione ha fatto il suo compito, l'ha svolto anche bene, c'è da sottolinearlo. Però se dobbiamo trovare un vincitore, lo troviamo solo ed esclusivamente nell'associazione Sottocorno, perché ha avuto la forza di crederci e soprattutto ha avuto la forza, quando voi non ci credevate, di convincervi a trovare i 12.500 euro per lo studio di fattibilità. Quindi mi piace sottolineare che i cittadini questa volta hanno vinto, avevano delle competenze e finalmente possiamo dire che è stata una vittoria della cittadinanza contro una politica che per anni è stata silenziosa, in attesa degli eventi. Grazie. Grazie consigliere Cremonesi, non vedo prenotazioni, quindi procediamo con la dichiarazione di voto. Oppure c'è, prima di passare le facoltà dell'amministrazione, intervenire sia l'amministrazione che addirittura i relatori. Prego. Grazie Presidente. Questa amministrazione ha seguito, peraltro non il sottoscritto quanto la collega Iannizzi e il sindaco, tutta questa vicenda. Questa vicenda che forse da questo dibattito non si ricorda una cosa, è una brutta storia. Una brutta storia generata da un brutto intervento che è quello fatto dal Comune di Milano, quando ha interrato un pezzo solo, creando quell'obbrobrio che è. Sugli oneri di urbanizzazione, non era Pisapia, ma era il sindaco Moratti ancora prima. È lì la questione centrale. Se abbiamo avuto un merito, fermo rimanendo che non mi è nella mia corde fare la gara su chi ha più meriti e demeriti, è stato quello di avere un'idea un po' folle, di candidare questo progetto, l'ho già detto, in un'assemblea pubblica, in un bando per il recupero delle periferie, anche in questo caso insieme a Elena Iannizzi. Decisione per la quale siamo stati anche abbastanza criticati. Cosa c'entra con le periferie l'interramento di un elettrodotto? Questo ce l'hanno detto sia Città Metropolitana, sia in Parlamento, sia qualche funzionario dell'ANCI.
C'entra al di là delle questioni ambientali, ma c'entra proprio inerente a quel brutto progetto che ho prima richiamato del Comune di Milano. Quel problema poteva essere risolto molto tempo prima con un dispendio economico inferiore a quello che dovremo affrontare adesso. Bastava pensarci, bastava lavorare meglio e spostare la macchina che porta su i cavi 300 metri più in là. Circa gli oneri, guardate che queste cifre sono cifre che anche nei periodi più fecondi da un punto di vista economico o li metto da una parte o li metto dall'altra, non è che gli oneri, come dire, siano un pozzo senza fondo. Fate questa precisazione, vi ringrazio, arrivederci. Grazie all'assessore Marini. E quindi procediamo con la dichiarazione di voto, iniziando dal gruppo Giovani Se Stessi. Consigliere Vino, prego. Grazie Presidente, ma credo che la vittoria sia sul fatto che si parta finalmente con questo interramento dell'elettrodotto. Poi se mi muovevate prima era sicuramente meglio, voglio dire. Non credo ci siano persone qua dentro che voteranno contro questa delibera, perché è una delibera di buon senso, quindi sicuramente il voto della lista civica dei Giovani Se Stessi questa sera non può essere che altro che favorevole. Grazie. Grazie, procediamo con il gruppo Federazione della Sinistra, consigliere Feltrin. Prego. Grazie Presidente. Concedetemi, stasera avrei voluto limitarmi a votare favorevolmente alla delibera, ma il clima di voto ha fatto precipitare un po' tutti nella frenesia. Quindi, confermando il mio voto favorevole, mi limito semplicemente a ribadire dei fatti, ovvero il percorso che ha portato a questo risultato è stato un percorso comune che ha visto sicuramente come protagonista l'associazione Sottocorno, ma non ha visto nell'assoluta passività, come si cerca di disegnare in questa sede, l'amministrazione. È stato un percorso lungo che ha visto l'associazione Sottocorno lavorare d'intesa anche con l'amministrazione, anche con la giusta dialettica nei confronti dell'amministrazione, partendo dalla richiesta appunto di analisi all'ARPA, di una prima indagine sui dati richiesta ad ASL, la disponibilità di richiedere una seconda indagine, la disponibilità da parte dell'amministrazione anche di pagare una seconda indagine ASL e da ultimo naturalmente la disponibilità a sostenere le spese per lo studio di fattibilità da parte del Comune di Sesto San Giovanni e di quello di Milano. Condizione necessaria, sine qua non sarebbe stato neanche possibile presentare l'attuale progetto. Quindi mi limito a ricordare questi che sono dati e non sono opinabili. Detto questo, confermo il mio voto favorevole. Grazie. Grazie consigliere Feltrin. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa, prego. Sì, grazie. Buona serata a tutti. Io non devo fare campagna elettorale, quindi cerco di essere più sullo specifico. Ho notato forse un pezzo italiano questa sera dove la sconfitta non ha padri, ma la vittoria è piena di padri. Ma questo mi sembra un classico. Perché ad esempio non ho notato, visto che c'era nella variazione di bilancio anche un'entrata dovuta alla, diciamo, la vincita di un bando sulle scuole, non ho trovato nessun padre qui dentro che ha detto abbiamo perso 2.400.000 euro 2 anni fa, mi sembra, perché abbiamo fatto erroneamente un bando dove il fax è arrivato 2 minuti di ritardo. Ecco, quindi ho visto quel bando orfano, ma altri bandi, come dire, pieni, vigorosamente pieni di genitori. Ma ripeto, va bene, ci sta. Mi sembra, ripeto, un vezzo italiano di non essere, come dire, responsabile, forse di non responsabilizzarci delle scelte che facciamo. Però, ripeto,
ci può stare. L'importante quando sei qui dentro è spesso, se non sempre, il risultato, perché il risultato è il bene comune, non è il bene di ognuno di noi che siamo provvisori qui dentro. Vorrei, io poi questa sera, proprio più che mai, volevo dire. Secondo me questa è la vittoria del buon senso e la vittoria di un'associazione che al pari di altre, vorrei sottolineare questo, è sempre stata sul pezzo, in maniera garbata, civile e con dati inconfutabili alla mano. Io, parlando con molte persone dell'associazione, soprattutto con alcune, in particolare con cui ho instaurato un colloquio anche extra consiglio, se mi è consentito, ma anche a livello di scambiare due chiacchiere per mia curiosità del lavoro che faccio fuori da quest'aula, mi veniva in mente il paragone dei pozzi, dell'acqua, e non tutti forse lo sanno, della Trazzina, e quindi della famosi decreti di Donat Cattin di anni fa. I pozzi erano sempre inquinati. Cosa si faceva per non renderli inquinati? Si alzava il livello consentito di atrazina nell'acqua. Okay, quindi non è che il pozzo migliorava l'acqua. No, potevamo bere più atrazina che c'era dentro nell'acqua. Ecco, io ho l'impressione forse che tutto questo sia nato da una serie di equivoci dovuti al fatto di non è pericoloso. Quanto è per essere pericoloso? No, ma quello dice che... No, ma guarda che... Però... Io ho sentito l'associazione Sottocorno in maniera, diciamo, molto compita ma molto dettagliata in commissione la prima volta 4 anni fa. E devo dire che i dati che sono stati esposti erano dati preoccupanti. Non mi sembra che siano stati dati, come dire, confutati da altri in maniera diversa. Quindi i dati preoccupanti erano, i dati preoccupanti sono rimasti. Quindi il buon senso è inteso in questo. Nel senso che fortunatamente non abbiamo alzato la soglia della trazina piuttosto che la soglia di sopportabilità di ciò che possa essere emanato da questi potenziali pericolosi, marchingegni, chiamiamoli in questo modo. Poi il fatto che ci siano, vari attori, quindi si parla di Terna, si parla del Comune di Milano, si parla del Comune di Sesto, si parla di... sicuramente può aver complicato la situazione. Però ripeto, Terna in quasi tutta Italia in terra, quindi non è che sia, qualcosa di eccezionale. Probabilmente, ripeto, a fronte di un problema la soluzione poteva, tra virgolette, essere, non dico subito messa in atto, ci mancherebbe altro, però forse, abbiamo avuto questa occasione, e secondo me questa occasione l'abbiamo avuto di questi evidenziamenti, anche perché, mi dispiace dirlo, perché è accaduta 4-5 mesi prima che votassimo il referendum costituzionale. Quindi diciamo che votare a volte fa bene, rende, migliore la città quando si vota. Io continuo a dire che dovremmo votare una volta all'anno, perché secondo me c'è questo sparigliamento e questa voglia di restyling, nonché di venire incontro a chi ha necessità, quindi lo trovo positivo. E il fatto di avere il referendum in concomitanza con altre situazioni sicuramente ha portato l'opportunità di godere di questi fondi, che sicuramente con un'inventiva, una fantasia, mettiamola come vogliamo, capacità, sono stati portati in cassa dalla nostra amministrazione. Ripeto, questa è stata una battaglia, secondo me, che ha vinto in primis l'associazione Sottocorno. Non l'ha vinta da sola, ma l'ha vinta in primis, perché se l'associazione Sottocorno, con dati inconfutabili alla mano, non faceva, non ha fatto e non farà, perché non è finita, quello che sarà da qui in poi, tutto questo forse non lo sapevamo nemmeno. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Andiamo avanti con il gruppo Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente. Cosa aggiungere? Come tutti gli altri gruppi, anche noi voteremo a favore di questa delibera. Come il consigliere Nossa ha appena evidenziato, trova il nostro favore completo anche il bando che è stato vinto per ristrutturare la scuola Don Milani, per fortuna che è arrivato. L'unico rammarico che mi sento di voler portare all'attenzione di tutti, ma è qualcosa che esula
dall'attività del Consiglio Comunale, ma è abbastanza trasversale sull'attività della pubblica amministrazione, è il dover lavorare sempre in urgenza, all'ultimo minuto. È un peccato che ci troviamo a dover votare questa cosa una settimana, questa importante delibera una settimana dal voto, con la fretta di doverlo fare senza i dovuti approfondimenti, perché la Commissione avrebbe avuto bisogno probabilmente di altri approfondimenti per poterci mettere anche in condizioni di votare con più coscienza, nonostante i due provvedimenti siano ovviamente due provvedimenti importanti. L'elettrodotto e il suo interramento è sicuramente una vittoria del Comitato Sottocorno. Se avessero a un certo punto mollato di fronte ai primi dinieghi del perché non ci sono i soldi, perché non ci sono i fondi, perché in fondo non è dimostrato che le onde elettromagnetiche non fanno male, probabilmente stasera non saremmo qui e probabilmente non ci sarebbe stata il guizzo di pazzia di partecipare al bando delle periferie con questo tipo di progetto. Di conseguenza hanno fatto bene a tenere i denti stretti e l'attenzione alta su questo tipo di problema. Credo che il Comitato Sottocorno abbia chiesto sempre due cose, oltre all'interramento, anche uno studio epidemiologico, e il sindaco è nelle facoltà di poter richiedere lo studio epidemiologico. Okay. Evidentemente però i risultati non sono stati quelli sperati. L'altro progetto sicuramente sul quale non bisogna abbassare l'attenzione è a questo punto la chiusura dell'inceneritore, perché quell'area a questo punto ha quell'ultimo pezzo per potersi considerare definitivamente libera da tutti gli agenti possibilmente inquinanti e che stanno di fatto ammorbando l'aria e la vita dei cittadini del quartiere 5. Quindi sfida probabilmente per la prossima giunta sarà, così come lo è stato quello di iniziare l'interramento dell'elettrodotto, ovviamente sarà il proseguimento e l'esecuzione definitiva del lavoro, ma la sfida della prossima giunta sarà quella di portare alla chiusura definitiva degli inceneritori. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Per il Popolo della Libertà la dichiarazione di voto la fa il consigliere Di Stefano. Prego. Sì, grazie Presidente. Ma ovviamente siamo favorevolissimi all'interramento dell'elettrodotto, così anche come siamo favorevoli alla partecipazione al bando per la ristrutturazione della scuola Don Milani. E questo è l'esempio di che finalmente vince il buonsenso, vincono i cittadini e l'impegno dei cittadini. Ora non ci fermiamo, controlliamo che i tempi vengano rispettati per l'interramento. Io mi sono già segnato l'inizio dei lavori a ottobre, la durata 9 mesi, diciamo per luglio 2018 dovrà essere un triste ricordo. Il nostro è un voto favorevole, grazie. Grazie al consigliere Di Stefano. Per Democratici per il Cambiamento, il consigliere De Noia. Buonasera a tutti, grazie. Come ricordavo un po' di tempo fa in un mio intervento, in questi ultimi anni per tutte quelle problematiche della salute che riguardano l'incenerimento dei rifiuti così come dell'elettrosmog, ci si è sempre basati su un approccio deterministico, cioè approccio causa-effetto. Quello che sta cambiando, vedo in generale, nella politica, ma non solo a Sesto San Giovanni, un po' in tutta Italia, forse in tutto il mondo, è appunto che si sta abbandonando un po' questo modo di vedere. Quello che ha fatto il Comitato Sottocorno non solo ha vinto la battaglia, ha vinto la sua battaglia e finalmente avviene l'interramento dell'elettrodotto, ma in realtà c'è un'altra battaglia che hanno vinto, che è quella di sensibilizzare la politica e portarla a ragionare in maniera differente. Perché spesso e volentieri, io ricordo ancora al tempo, quando sarà stata fatta la prima commissione, mi rivolsi tramite mail a un parlamentare europeo chiedendo appunto se
in Italia o in Europa ci fossero dei bandi per l'interramento dell'elettrodotto o comunque che riguardassero problematiche dell'elettrosmog. Appunto, mi rispose che non essendoci ancora stabilito il rapporto causa-effetto tra questo tipo di problematiche e i mali che affliggono le persone che abitano negli ambienti adiacenti agli impianti, questo tipo di bandi non venivano ancora emessi. Io ripeto, secondo me la battaglia più grande, ancora quella dell'interramento, che hanno condotto i cittadini e che hanno vinto, soprattutto l'associazione Sottocorno, è quello di portare la politica, sensibilizzarla, ad avere un approccio differente, e voglio pensare che questa sera sia semplicemente l'inizio perché tutte le forze politiche comincino a ragionare diversamente rispetto a queste e altre problematiche come l'incenerimento dei rifiuti. Grazie. Grazie al consigliere De Noia, gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Capone, prego. Grazie Presidente. Noto innanzitutto che da parte della maggioranza non è stato raccolto il mio invito di elaborare un ordine del giorno che potesse comunque trovare una sorta di riconoscimento dei disagi subiti da quel quartiere, da quelle famiglie, e mi auguro che sulla solco di quella sentenza, che spero possa diventare definitiva, trovino la forza per agire nei confronti delle amministrazioni per avere il giusto danno. Questa variazione di bilancio ci vede concordi e speriamo che la prossima amministrazione possa finalmente porre rimedio, speriamo in tempi brevi, a questi due sentiti problemi che da anni hanno creato sofferenza nella città. Tra sprechi di denaro pubblico, mancanza di idee, mancanza di reperimento di risorse tramite bandi, la città è rimasta immobile. Questa amministrazione è la meno amata di questi 70 anni, il risultato di domenica lo dimostrerà. Chiunque domenica vincerà o chiunque vincerà il ballottaggio dovrà fare i conti con una città scontenta, che dovrà tornare ad avere fiducia nel futuro e soprattutto tornare a parlare con i propri concittadini per porre soluzioni ai molti problemi in maniera pragmatica e risoluta. Le posizioni ideologiche di contrapposizione hanno solo fatto danno. Questa città, questa delibera dimostrano che per fare le cose c'è bisogno di progetti sovracomunali e solo un'amministrazione aperta al dialogo con tutti può ottenere, e sicuramente questa amministrazione non ha dimostrato di essere all'altezza di questa sfida. Il nostro voto è favorevole. Grazie al consigliere Caponi, mi ero dimenticato del gruppo misto, consigliere Cremonesi. La fa adesso, prego. Sì, grazie. Voto favorevole, grazie. Ok, grazie. Partito Democratico, il consigliere Tremolato, prego. Grazie Presidente. Questa sera erano effettivamente due le partite, una sulla scuola Don Milani e l'altra sull'interramento dell'elettrodotto. Il dibattito si è sviluppato soprattutto su quest'ultima e credo che ce ne sia una ragione fondamentale. La scuola Don Milani probabilmente, anzi credo sicuramente, sarebbe stata comunque ristrutturata con le forze dell'amministrazione comunale, come l'amministrazione comunale ha dimostrato di fare a turno con tutte le scuole sestesi. Pian piano sta rimodernando le scuole. Quella dell'elettrodotto invece è una partita, come già ricordava qualcuno prima di me, che ha dimensioni costo talmente alte che per un comune, non solo per il comune di Sesto, diventano quasi proibitive. Io non credo sia corretto questa sera parlare e affrontare la questione in termini di vincitori e vinti. Non è stata una battaglia tra chi voleva fare una cosa e chi non la voleva fare. Soprattutto una questione come quella di questo tipo, per la quale la questione è molto complessa, che io ho avuto l'opportunità e la fortuna di approfondire sia personalmente sia con chi l'ha studiata per l'associazione Sottocorno, problematiche di tipo sia sostanziale, sullo scientifico, sia di tipo economico. Ecco, magari se il comune, l'amministrazione ha dato l'impressione di frenare un pochettino sull'interramento all'inizio dello studio, è proprio perché credo sia necessaria un senso di responsabilità, cioè non è corretto, a mio modo di vedere, fare promesse che non si possono mantenere. Questo comune, come credo tutti gli altri comuni, promesse coi soldi propri di questa entità non ne può fare e correttamente non ne ha fatte, però ha fatto qualcosa. Io non trovo giusto, non trovo corretto dire che non è stato fatto nulla, che la maggioranza ha ignorato il problema e che le forze non hanno considerato questo come un problema, anzi
Ci ricordava l'assessore che con molta creatività questa amministrazione ha trovato la possibilità di concorrere a questo bando, perché, lo diceva bene anche il consigliere De Noia, non ci sono bandi per interramenti di elettrodotti perché questi sono considerati come si può dire, un problema di sanità pubblica, cioè non è dimostrato ancora, e non perché lo dica Don Accattin o qualcun altro, ma perché lo dice la IARC, che è il massimo ente che studia lo sviluppo di sostanze cancerogene, non è ancora provato che l'elettrodotto sia una causa diretta di tumori. Ciò nonostante, l'amministrazione si è messa in campo, ha ascoltato i cittadini e ha percorso delle strade che alla fine hanno portato alla possibilità di interrare l'elettrodotto. Poi questa sera noi stiamo a votare una cosa molto semplice, che è solamente un qualcosa in più che la comunità locale ci mette, tutti i cittadini di Sesto, per interrare quella parte lì, un peso economico abbastanza basso, perché è solamente la parte di interessi sul prestito che ci viene concesso, però è qualcosa in più che tutta la comunità mette lì per venire incontro a questo problema. Quindi, ripeto, non vedo questa come occasione di battaglia, di vincitori e vinti. Il dialogo con l'associazione è sempre stato molto franco, ma in termini civili e non di battaglia, e quindi credo che questa sera ne escano vincitori tutti i cittadini, ne esca vincitore un modo di fare politica che è quello di addentrarsi nelle questioni pur complesse come quelle di questo caso, dove c'è di mezzo la salute dei cittadini, dove però le questioni non sono così semplici da affrontare, e alla fine trovare dei percorsi che portino a delle soluzioni. I percorsi portano a delle soluzioni nei tempi che, soprattutto su questioni di questo tipo, sono quelli ragionevoli. Basta, per tutti questi motivi siamo ovviamente favorevoli a questa delibera. Grazie. Grazie al consigliere Tremolada, e adesso andiamo in votazione, perché dopo la votazione do la parola all'assessore Annizzi per delle precisazioni in merito, tecniche in merito a questa delibera di stasera. Quindi regia, iniziamo la votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 20, uno non pervenuto, che forse è quello del consigliere. Non mi funziona il voto, io sono favorevole, grazie. Anch'io favorevole. Adesso vediamo la torta, cosa ci dice.
Va bene, allora non è ancora questa... giusto, perché Titta Ferrante e Tremolada ci siamo, il nostro voto è favorevole. No, un attimo. Annulliamo questa votazione, facciamo per alzata di mano, almeno così. Quindi chi è favorevole all'approvazione della delibera di variazione al bilancio 2017-2019? Alziamo la mano, prego. Per alzata di mano. Il Consiglio approva all'unanimità. È prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Inizia la votazione, prego. Il Consiglio approva all'unanimità. Quindi il Consiglio approva. Un attimo, diamo la parola all'assessore Iannizzi per una spiegazione. Prego. No, mi toccano alcune precisazioni veloci, poi tutti potete ovviamente andare. Allora, innanzitutto il percorso che è stato fatto con l'associazione Sottocorno, loro lo sanno che sono questo, un percorso lungo che ha visto diverse fasi e che ci ha visto, come dire, anche impegnati, visto che molti qua dicevano l'amministrazione non ha fatto nulla, in realtà no, cioè nel senso è stata molto impegnata in alcuni step che piano piano ci hanno portato al punto dove siamo oggi. Mi hanno ricordati alcuni, l'indagine di ARPA, la prima indagine di ASL, che insieme abbiamo considerato non sufficiente, e la seconda indagine epidemiologica, anche per dire alla consigliera Franciosi che appunto dice non si è fatta indagine epidemiologica si è fatta. Sui risultati poi possiamo discutere, ma non solo si è fatta, l'amministrazione se l'ha fatta anche, come dire, era anche disponibile a pagare eventualmente ASL per poterla fare. Non c'è stato bisogno di pagarla, meglio così, ma l'indagine c'è ed è stata anche presentata all'associazione Sottocorno, che ben si ricorderà. Quindi, come dire, il fatto di dire che l'amministrazione non abbia fatto nulla credo non sia assolutamente corretto, anche perché anche lo studio di fattibilità che è stato fatto, che l'amministrazione di Sesto di Milano hanno pagato, è stata la condizione per poter poi effettivamente presentare il bando, come è stato già detto. Grazie. Grazie, io voglio salutare anch'io i cittadini, che grazie per la loro caparbietà, che non guasta mai, e in più sarò anche di parte, ma voglio complimentarmi con la sindaco Monica Chittò, la sua giunta, che ancora una volta hanno dimostrato determinazione e capacità propria come amministratori pubblici. Grazie. Buonasera a tutti.